Ciao ragazze, bentornate in un nuovissimo video spesa barra haul dei cinesi. Allora, sono stata all'Ipercop, al centro commerciale, chiamiamolo così, della mia Sisi, e ho fatto un po' di speduccio, cioè mi servivano giusto due o tre. Proprio giusto le tre cose, che poi vabbè, devo pigliare solo le cosce di pollo, però lasciamo perdere perché ho anche comprato delle cose che non posso mostrare perché ogni tanto Samuele guarda i video per Natale, giochi, pochi editor, poche parole, e quindi quelle non ve le posso mostrare, ma solo quello, un bottino di 50 nane, anche perché erano già gli ultimi, c'erano solo due o tre pezzi, a dir la verità, non è che erano gli ultimi pezzi, non so se rientravano, il prezzo era buono, una cosa non l'avevo mai vista altrove, e ho detto no, vabbè, gliele devo prendere perché almeno sono a posto già per il regalo. Ho già fatto anche quello alla mia nipotina, che gli ho preso un tavolino con le sedioline da IKEA. Comunque, intanto vabbè, sono stata lì principalmente perché c'è il banco farmacia e due confezioni di tachipirine, io le pago 3 euro e quindi sono andata a prendermi questi due pacchettini. Poi principalmente ero andata per il tè al limone, che quando sto male io proprio desidero il tè al limone. E l'avevo finito e quindi sono andata a ricomprarlo. Questo qua, avevo finito anche l'infuso al finocchio, quindi tanto quando mi sento pesante me lo faccio. E poi io non sono amante dei tè delle tisane, lo sapete, raga, però mi ispirava troppo zenzero e cocco, un infuso speciale della Bonomelli, costava 1,30 euro, non so se era in offerta perché c'aveva il targhettino rosso, però ho detto, cioè, boh, oggi a merenda sicuramente. Sono troppo curiosa di sentire l'odore, oltretutto. Ma sono pochissime. Arca boba, ma così tanto. Cioè, sono solo queste bustine. Ma che sono? Comunque, mi ispirava troppo. E l'ho volute prendere. Oggi me lo assaggio a merenda. Poi ho finito le feste biscottate e cioè, stanno per finire, mi era rimasto solo mezzo pacchettino, quindi ho preso questi qua, ai cereali della Coop, della Vivi Verde Coop. Poi ho ripreso, che mi era piaciuta tanto, l'insalata di mare della Coop, 2,70 euro. Ho preso anche i bastoncini di mare, che sono i surimi, insomma, come presumo. Comunque sì, i surimi. Polpa di pesce, adoro. Poi vabbè, principalmente sono andata per le cosce di pollo da fare stasera e per il latte, quindi come ben vedete qualcos'altro poi ho comunque comprato. E poi mi ispirava tanto questa marmellata ai frutti di bosco. Solitamente prendo le porzioncine, queste qua per intendersi. Perché essendo sola in casa che mangio la marmellata, mi sembra un po', non la mangio tutti i giorni, o cioè proprio ogni tanto. Però avevo in previsione di fare anche una marmellata e quindi ho deciso di comprare comunque questa, la cosina di vetro, che poi mi piaceva anche dire la cosina di vetro, che io poi riutilizzo sempre i barattolini di vetro per insomma organizzare, insomma, l'ho voluta prendere, ed è i frutti di bosco della Vivi Verde Coop. Poi una cosa che c'è, proprio una schifezzola, non so neanche quanto, non c'è, non avevo visto neanche il prezzo, ora sono curiosa di quanto ho pagato questi troiai, questi biscotti alla Nutella, che andrò a mangiare sicuramente oggi a merenda, con un bello che abbinamento, eh. Allora, sono proprio curiosa. Sono proprio curiosa di capire quanto costano questi 2,99 euro. Meno male che non ho visto il prezzo perché sennò le lasciavo là. Comunque le assaggeremo oggi a Samuele per merenda. E ormai li stanno assaggiando tutti, quindi insomma sono caduta in tentazione anche io. Raga, ogni tanto si può fare.
E poi, dato che comunque mi sono dimenticata di girare il mukbang assaggiando questi perché andavo di fretta. E avete ragione, questi sono buoni quelli originali della Sakebon. Mi è piaciuto tanto questo qui. E ho voluto provare anche questo qua, che non so cosa ci sia di diverso. Mi sembra che questo sia tipo in brodo e questo no. E volevo assaggiare questo. E quindi ho preso questi due qui, pagati 90 centesimi. No, questo 90 centesimi, questo mi sembra sull'euro e 20. Però questo, a dire la verità, mi ispira ancora di più. E questo è stato il bottino della Coop. Poi sono stata dai cinesi vicino, lì, e ho preso un centrino rosso, oppla, che mi piaceva tanto, l'ho pagato 1 euro e quindi insomma pensavo di metterlo al posto del centrino in camera per insomma sotto Natale. E questo qua. Poi 2,50 euro i piatti di plastica, raga, io li tengo sempre di scorta in casa, non si sa mai quando magari non ho voglia, quando sono di fretta, quando magari ho parecchia gente a cena per qualche aperitivo, stuzzichi un occhio qui con l'amico, so che non si dovrebbero usare, infatti nei supermercati ormai non si trovano più, però finché sono dai cinesi, sinceramente, raga, io anche in casa mi fanno comodo, mi dispiace, non ho la lavastoviglie. Quindi non mi scassate, lo so che fanno male, cioè che non bisognerebbe comprarli, però vorrei vedere voi. Penso che quasi tutti, l'80% degli italiani cavano i piatti di plastica. Intanto mi arrivano messaggini come se non ci fossero domani. Ad Alitalia ne ho ancora metà pacco perché cioè, non è che li uso sempre questi piatti di plastica. Però mi trovavo là, li ho trovati e tu sai che c'è, me li prendo perché almeno quel giorno in cui mi finiscono, sono già a portata di mano. Poi ho preso, che mi ero dimenticata di prendere alla Coop, un balsamo. Ho preso questo che è 1,90 euro, che il balsamo io li consumo in quantità industriali. E poi in offerta sono stata da H&M. Ho trovato tre cose in saldo, e di cui avevo anche, io sono registrata, diciamo, la tessera online nell'applicazione, infatti vi consiglio di scaricarla, perché ho sempre degli sconti, infatti mi sono portata a casa, vabbè, questa la conto come una, tre cose a solo 8 euro. Ho preso queste due mutandine di Super Mario perché ora Samuele è in fissa con Super Mario. Queste qua, è una semplicissima con Super Mario, una bianca, guarda quanto è carina, carine boxerine di Super Mario. E poi, ah, sempre da China, scusate, a 4,90 euro al metraggio, scusate se vibro in continuazione. Ho preso questa tovaglia plastificata di Natale che sinceramente andrò a mettere già oggi, non me ne frega un cavolo, perché è caruccia, ce n'erano in tanti modelli, però questa mi sembrava la più carina. E come vi dicevo, da H&M ho trovato insomma delle cosucce interessanti. Questa qui a 3 euro, questo maglioncino rosso che è tipo corto, magari con un pantalone a vita alto, io comunque ci abbino sempre le canottierine sotto perché sono vecchia. Se mi metto i maglioncini come si mettono queste nuove ragazzine di 14-15 anni, magari con la panza di fuori, me li trovate in ospedale tempo zero. E poi ho trovato questo vestitino là, che ho pagato solo 4,99 euro ed è un vestitino. Opla. Come funziona? Dov'era la cerniera? Eccola. Che ho pagato solo 4,99 euro. Guardate che carino. Maculato con le calze, una giacchettina sopra. E via. E niente, questi sono stati i miei acquistini. Mi prendo subito una tachipirina perché non sto tanto bene con la panzotta, che sono nel periodo rosso. E niente, questo è tutto, ci vediamo in un prossimo video. Ciao!